Assolutamente sì, la club ce la può fare, la presenza di tutti questi ragazzi che vengono da tutte le parti della club la dimostra, e col progetto Liberi di Scegliere siamo riusciti, e col format realizzato con l'associazione di essere di Siviglia, siamo riusciti a sdoganare il tabù dell'angolo in tante scuole calabresi. Fino a 10 anni fa in Drangheta in Calabria non si parlava in maniera strutturata, gli insegnanti avevano timore di affrontare questo tema in classe per aumentare la suscettibilità dei ragazzi e delle loro famiglie. Oggi, grazie a questo progetto, non è più così. Devo dire che l'aspetto culturale è importante tanto quanto l'attività giudiziaria, anzi forse ancora di più, perché con l'informazione, con la sensibilizzazione, con progetti come questo, stiamo raggiungendo veramente migliaia e migliaia di ragazzi di tutte le scuole calabresi, ma non solo. Il futuro è questo. La conoscenza è il momento fondamentale per poter poi contrastare questo fenomeno che ha radici culturali molto profonde. Ci credo, credo nella giustizia, nonostante la fatica di 8 anni per essere arrivato solo all'inizio di un processo, ma credo soprattutto stando qui e vedendo tutti i presenti, credo nella verità e nella libertà. Sono dei valori che devono essere spiegati ai ragazzi, aiutati i ragazzi a farli propri, perché l'Ndrangheta, la cultura di 'Ndrangheta glieli toglie. L'Ndrangheta, la cultura di 'Ndrangheta racconta una grande bugia, un grande bluff. Invece oggi portando avanti il concetto di libertà e di verità, c'è la possibilità che i ragazzi possano aumentare la loro consapevolezza che dall'Ndrangheta, dalla cultura dell'Ndrangheta, bisogna starne fuori. Sua sorella oggi che cosa le direbbe? Mia sorella sarebbe contenta, perché mia sorella, quando pensava alla sua libertà, gli si accendeva il cuore. Maria è morta perché accusata dall'Ndrangheta di libertà, ma questa libertà non è morta con lei, la sua libertà ancora cammina, ancora viene interpretata da una popolazione che ha prestato la sua opera, la sua vita e la sua voce ai valori della libertà che Maria ha sempre portato con sé.